Ha manifatturato tabacchi l'evento di chiusura del progetto di Sardegna Ricerche della Fondazione Centro Marino Internazionale denominato Ostrinnova, seconda fase, con indirizzo al potenziamento del sistema produttivo della molluschicoltura nell'isola, individuando nuovi siti per l'allevamento delle ostriche nei compendi lagunari della Sardegna. I risultati della sperimentazione hanno evidenziato che le lagune di Senarrubia ed Arborea, con Russitiri a Marcedì, nella laguna di Cabras e in quella di Nola, sono molto adatte per l'allevamento del mollusco, che vanta il maggiore valore di mercato. In quelle acque la crescita delle due specie studiate, l'ostrica concava del Pacifico e l'ostrica piatta europea, è risultata essere molto rapida e con ottimi tassi di sopravvivenza. Gli studi condotti nei laboratori della Fondazione Centro Marino Internazionale fanno ben sperare nelle possibilità di produrre seme di ostriche in Sardegna a partire dalle ostriche locali. Ostrinnova è uno dei progetti cluster promossi da Sardegna Ricerche e finanziate grazie ai fondi regionali del programma europeo 2014-2020 ed è nato con l'obiettivo di individuare e costruire opportunità a favore delle imprese nel campo dell'ostricoltura nella nostra regione. In questa sua seconda fase, finanziata interamente con fondi regionali, il progetto ha esteso le proprie attività a diversi siti al fine di valutarne l'idoneità, individuare le tecnologie applicabili e testare il potenziale produttivo e la sostenibilità dell'allevamento.